Non vi è mai capitato di tornare da un'escursione e riporre le scarpe nella vostra scarpiera, piene di fango o di qualcos'altro, e pensare, ma sì, le laverò un altro giorno? Ecco, se non vi è mai capitato, un applauso, siete dei grandi. Se anche come me a volte vi dimenticate, questo video fa il caso vostro. La manutenzione e la pulizia delle nostre scarpe è fondamentale per mantenere le proprietà qualitative e funzionali. Vediamo ora dei semplici passaggi per prenderci cura delle nostre scarpe e farle durare più a lungo nel tempo. Ovviamente questo metodo è applicabile con ogni tipologia di scarpa. Dopo ogni utilizzo è necessario far asciugare in maniera naturale le nostre scarpe, così da permettere la solidificazione del fango. In questa fase dobbiamo stare attenti a mantenere la scarpa lontano da fonti di calore, lontano da stufe e soprattutto anche dal sole diretto. Questo perché potrebbe seccare i materiali in pelle e sintetici, ma soprattutto potrebbe andare anche a scollare i collanti di suola e tomaia. Una volta asciutte, sfiliamo i lacci e i plantari, così da favorire la maggiore reazione della fodera interna. Controlliamo anche il suo buono stato e dopo controlliamo anche lo stato di usura dei lacci. Bene, a questo punto siamo pronti per la pulizia vera e propria. In questo video andremo a vedere come prenderci cura delle scarpe realizzate con tomaie e materiale sintetico, come il Persper o il Super Fabric, utilizzati tantissimo nel mondo outdoor. Negli ultimi anni i materiali sintetici stanno iniziando a essere utilizzati maggiormente, soprattutto nel campo delle calzature sportive. È facile capire il perché, dato che hanno proprietà di resistenza, leggerezza e soprattutto sono anche facili da pulire. Ma non illudetevi, anche queste calzature necessitano della giusta manutenzione e cura. Vediamo come si fa, perché per vostra fortuna è molto semplice. Basterà infatti spazzolarla e lavarla con acqua. Mi raccomando, lasciamola asciugare almeno 2 ore prima del nuovo utilizzo. Nel frattempo possiamo inserire i lacci e i plantari. Per concludere, ecco un piccolo bignami per mantenere a lungo la vita delle vostre scarpe. Quando non utilizziamo le scarpe, ricordiamoci di togliere il plantare e inseriamo la carta di giornale, possibilmente nella punta. Questo fa sì che la scarpa mantenga la sua forma originale. È buona prassi riporre le scarpe all'interno della propria scatola e ricoprirli con la velina e poi riporre il tutto lontano dalla luce e da sbalzi termici e soprattutto dall'umidità. Mantenere le nostre scarpe pulite è sì una buona abitudine, ma è anche un bellissimo gesto che possiamo fare nei confronti dell'ambiente. Adottare un comportamento sostenibile prima e dopo il loro impiego è uno sforzo in più, ma può fare la differenza. Bene, i consigli per oggi sono finiti, noi ci vediamo la prossima volta.